Bene, amici carissimi, mercoledì abbiamo celebrato il rito delle ceneri, cioè della imposizione delle ceneri come segno di penitenza, e adesso siamo già introdotti in questo tempo straordinario che è la Quaresima, tempo in cui siamo chiamati a impegnarci per cercare di acquisire una virtù e di fare qualche piccolo sacrificio, qualche piccola rinuncia per superare qualche nostro difetto. Se riuscissimo in ogni tempo di Quaresima, in 40 giorni, a familiarizzare con una virtù e a superare lentamente o a iniziare a superare un nostro difetto, un nostro vizio, nel giro di alcuni anni saremo davvero trasformati, ma è quello che auguro a me e a voi. E allora la Chiesa in questa prima domenica di Quaresima ci presenta le tentazioni di Gesù. Gesù viene sospinto dallo Spirito nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Marco non descrive, non racconta le tentazioni di Gesù, ci dice soltanto in maniera succinta che, come gli altri evangelisti, che è lo Spirito a condurre Gesù nel deserto, cioè è lo Spirito a guidare sempre Gesù. E lo Spirito lo porta nel deserto, che è il luogo delle scelte, il luogo del discernimento, il luogo della solitudine, e per questo è il luogo di silenzio che parla, il silenzio che parla al cuore, il silenzio che parla alla coscienza e ti aiuta a mettere a fuoco le tue scelte, le tue decisioni, a mettere a fuoco l'ideale della tua vita. Gesù è nel deserto perché deve decidere come vuole essere Messia. Lui è figlio di Dio, è Dio, ma può essere Messia in senso politico, in senso sociale. Gesù sceglie di essere il Messia sofferente, cioè il Messia che si fa carico dei nostri peccati e delle nostre debolezze, il Messia che pagherà per tutti noi. Ecco perché si sottopone a queste tentazioni. Vi rimase 40 giorni tentato dal diavolo. Marco ci vuole dire che le tentazioni non sono circoscritte, cioè non sono le tre famose tentazioni che arrivano a un certo momento. No, per Marco tutta la vita, questi 40 giorni che indica un tempo lunghissimo, indica la vita stessa, è sempre soggetta a tentazioni. E in questo tempo Gesù stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Straordinario questo. Da una parte sta con quelli che ti possono uccidere, con quelli che possono mangiarti, e dall'altra riceve il servizio degli angeli. Ecco, noi siamo fra animalità e divinità, siamo stati creati il sesto giorno, lo stesso giorno in cui Dio ha creato gli animali, ma siamo immagine di Dio e dobbiamo tendere secondo la sua somiglianza, alla sua somiglianza. Questo tempo di Quaresima allora è un tempo in cui siamo chiamati a stare con le fiere delle nostre tentazioni, le fiere delle nostre passioni, ma nella misura in cui noi riusciamo a dominarle, allora gli angeli si pongono al nostro servizio. Dopo questa prova nel deserto, Gesù annuncia il regno di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino,
convertitevi e credete nel Vangelo. Convertitevi, cioè cercate di andare oltre le ragioni della ragione, cercate di vivere la follia. In fondo la vita la sa assaporare fino in fondo chi ama alla follia, chi gioca al risparmio sarà sempre avaro con se stesso e con la vita e riuscirà a bere solo a piccoli sorsi, non vivrà mai l'ebbrezza della felicità, l'ebbrezza della vita, ma il nostro cuore aspira alla pienezza. E allora che possiamo andare fuori, oltre le ragioni della ragione, pur attraversando la ragione, senza dribblarla, e amare con la stessa follia con cui siamo amati da Dio. Buona Quaresima. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Arrivederci. Thank you.